L'ultima volta che l'ho visto, di Paolo Calabrò. Avevamo litigato, un'altra volta. Per la sua ambiguità, dicevo io, per la mia gelosia, diceva lui. Lui sfuggente, evasivo, la risposta sempre troppo pronta. Sei esagerata, diceva. Quando succede qualcosa diventa subito un affare di Stato. Quindi ammetti che è successo qualcosa. I nostri battibecchi erano tutti uguali, questa per lui era un'attenuante. È un'idea fissa la tua, diceva. Per me invece era un aggravante. Chi litiga per mille ragioni diverse probabilmente non è fatto per stare insieme. Ma se il motivo è uno, ricorrente, e non va via nemmeno dopo averne parlato tante e tante volte. Seduta al tavolino, mi rigiravo fra le mani i calzini di lana fine da neonato che avevo preso anni prima. Bussarono alla porta, era lui. Il giorno di Natale ti presenti? Dissi. Hai detto che volevi una pausa. È stata una settimana fa. Appunto, si vede che abbiamo bisogno di più tempo. Speravo solo che... Che cosa? Che ti fosse passata. Certo, è solo un'altra delle mie crisi isteriche, giusto? Una delle tante. Non ho detto questo. E che hai detto allora? Niente. Infatti, se queste sono le tue scuse, guarda, non erano delle scuse. Ah, bene, allora perché sei qui? Ma come posso scusarmi se non ho fatto niente? Non risposi. Allora lui mi guardò, come a cercare le parole. Parole che non pensava, purché adatte alla circostanza. Utile alla sua causa, qualunque fosse. Senti, disse, sono venuto a fare pace. La pace, bella questa. E come vuoi fare la pace se non smetti di fare la guerra? Se non sei disposto a cambiare le cose che l'ha nominata, quella pace? Questo gli dissi. Sei asfissiante, fece lui. E io risposi che, se gli toglievo l'aria, poteva anche andarsene così come era venuto. E avevo fatto male, si vedeva. Non era forse ciò che volevo, fargli male per il male che aveva fatto a me. Quando se ne andò, pensai che quella sarebbe stata l'ultima. L'ultima volta che litigavamo, l'ultima volta che lo mandavo via, l'ultima volta che l'avrei visto. Ma non fu questo pensiero ad accendermi, fu la gelosia, di nuovo. Poteva anche lasciarmi se voleva, ma tornare da un'altra, quello no. Non persi tempo a pensare, mi affacciai e vidi la sua sagoma scendere per il vialetto di casa mia, la fila di frassini sulla sinistra e, dall'altro lato, le solite quattro giostrine tristi, installate solo per qualche obbligo di legge, poi abbandonate all'incuria e al maltempo. Mi voltai, afferrai la pistola dal tavolo e me la gettai in tasca, poi mi lanciai fuori dalla porta, dietro di lui. Non so quanto tempo camminammo, a distanza, io con lo sguardo fisso alle sue spalle, lui senza mai voltarsi indietro. Andammo per strade affollate, che la neve rendeva silenziose, per vicoli stretti, percorsi da luce arancioni, dove ancora cercavano di vendere il pesce avanzato dal giorno prima, e qualcuno lo comprava. Per piazzette deserte, dall'aria austera e insignificante, lungo vie principali in cui anche i tram sembravano sferragliare in maniera più stridente per il freddo. Non sapevo più in quale parte della città fossimo arrivati. Era ancora la nostra città. La sera era già scesa quando giungemmo in una zona residenziale, dall'aria spoglia, poco verde coperto di bianco. Molte luci accese dietro i vetri, nessuno all'esterno. Lo vidi imboccare uno dei vialetti, salire pian piano, cadenzando il passo, come di fronte a una fatica cui era abituato. Gli aprì subito una donna. Mi ritrassi di scatto, non potevo espormi oltre quel muro ad angolo, mi avrebbero notata. Ma di lì, sbirciando, avrei potuto vederli comunque. E infatti vidi lui che la baciava sulle labbra, vidi lei chiudere gli occhi e ricambiarlo, in un gesto consueto e delicato. Il sangue mi schizzò alla testa in un unico getto, lo sentì sbattere ai bordi della fronte. Non riuscivo a vedere bene da dove mi trovavo, ma avevo visto abbastanza, la furia mi invase, in un modo improvviso uscì allo scoperto e poco male se mi avessero visto. Meglio, anzi, saremmo andati fino in fondo, non desideravo altro. Ma loro non mi videro, perché si erano voltati di tre quarti e continuavano a guardarsi. Avanzai di un passo, infilando le mani in tasca. Allora, da quell'angolazione, mi accorsi che lei aveva un bambino in braccio, tutto avvoltolato dentro coperte spesse e coloratissime. Un figlio loro. Ecco perché l'aveva preferita a me, dopo una vita che avevamo costruito insieme. Metà passata a scaricare sull'altro la colpa di quella creatura che non arrivava. Lui aveva pensato che sarebbe stato meglio andare per le spicce, a girare l'ostacolo, trovarsene un'altra e fare un figlio con lei. Quel pensiero mi fece barcollare. Mi appoggiai al muro con la mano, ma non persi la determinazione. L'avventura si concludeva lì. Ciò che non aveva voluto cominciare insieme a me sarebbe finito in pochi istanti. La testa smise di girarmi e io avanzai altri due passi. Tirai fuori la pistola dalla tasca, presi la mira. Solo allora misi bene a fuoco e vidi la fila d'alberi sulla destra, le giostrine a sinistra. Solo allora, tornando a guardarla con più attenzione, vidi che quella donna era uguale a me. Eppure mi sbagliavo.
Non era uguale a me, ero io. La donna che avrei potuto essere, invece di diventare quella che ero, a colpi di rimpianti, biasimi, recriminazioni. Mi resi conto che quello che teneva in braccio era il figlio che avrei potuto avere se non avessi sempre rimandato, in attesa del momento giusto, e lui uguale, troppo occupati a urlarci addosso per accorgerci del tempo che cadeva via. «Voglio tornare indietro», pensai all'improvviso. «Se potessi tornare indietro, non farei gli stessi errori». Quella frase mi mulinò nella mente per chissà quanto tempo. Alla fine, quando il vortice si fu posato, l'agitazione cessò, e con essa la speranza di poter cambiare davvero le cose. Capì che quelli non erano stati degli errori, ma delle scelte, che non avevo certo fatto per sbaglio. Quella era la vita che avevo voluto, la vita che avrei avuto fino alla fine dei miei giorni. Solo allora realizzai che nelle mie mani non c'era una pistola. Io una pistola non l'ho mai avuta. Avevo invece dei calzini, gli stessi che stringevo seduta al tavolo di casa. Quelli che avevo comprato anni prima, quando sognavo che bastasse commuoversi perché le cose belle, infine, accadessero da sole, senza sforzo, senza neanche volerle. Mi appoggiai con le spalle al muro. Scendendo, le lacrime calde scioglievano il velo di neve che mi si era depositato sul viso. Un uomo mi passò davanti, che avevo ancora gli occhi chiusi, me ne accorsi solo quando mi ebbe superato, dal rumore delle scarpe sul ghiaccio fresco. Forse mi aveva visto piangere, perché tornò indietro e mi disse «Buone feste!». Avevo sempre odiato i convenevoli, soprattutto con gli estranei. In un'altra circostanza non avrei risposto nulla o l'avrei mandato al diavolo. «Buone feste!», dissi invece, passandomi la mano sulle guance. «Che c'è da festeggiare?». «È Natale!», fece lui. «Ma che Natale è?», disse ancora, «se non c'è un bambino che nasce». «Natale è sempre Natale», disse lui. Poi, come se il suo compito fosse terminato, si voltò e andò via, sorrideva, sono certa, mi parve quasi di vederlo.